Salve ragazzi, sono Joey Wise e qui accanto a me c'è mio fratello Bella a tutti, amici. Virtuale. Questo è un nuovo gioco che si chiama Rust. Lollo, che ci puoi dire di questo gioco? Allora, perché abbiamo scelto subito questo gioco? Io me ne sono innamorato, cioè dalla prima vista era troppo figo. Perché? Perché è, diciamo, simile a Minecraft. È un survival pure horror dove tu ti devi procurare i materiali per sopravvivere. Ma in più, allora, ci sono gli zombie, animali e in più ci sono pure le radiazioni. Specialmente questo gioco è molto bello sviluppato dalla grafica, come potete Sì. ben vedere. Si può raccogliere la legna, si può, come avete ben visto, prendere i materiali, si caccia, si costruiscono le armi, c'è un sistema di crafting, ci sono orsi, ci sono maiali, ci sono cani, ci sono zombie, c'è una bella varietà. Unica pecca del gioco è che è in multiplayer. Praticamente è Purtroppo. un PvP, l'hanno fatto comunque apposta, ma ragazzi, vi posso garantire che è una cosa veramente spettacolare. C'è pure una casa. C'è già pure una casa che ora ci andremo, ma io per intanto mi voglio costruire la cesta, quindi craftiamola. Allora, quando Poi crafta. Lui va lento perché giustamente sta craftando. Sta creando qualche materiale, giustamente. abbiamo giustamente l'inventario, le medicine, diciamo tante Allora, tante belle cose, ragazzi. La grafica spawniamo. è veramente spettacolare. È bella, bella, ben sviluppato il gioco. Allora, Ma non c'è certo, niente. è chiusa. Ecco due orsi. Là ci sono i Non cani. ci dobbiamo avvicinare più di tanto. Sì, C'è ragazzi. un'altra casa là. Ragazzi, sono. Ricordate che appena vi vedono bisogna correre. Guardate lì, Non ci sono cani, orsi. vai più indietro e scappa. Vai in quella casa che è Dove? aperta. Di sicuro non ci sarà niente. Tu lo dici, è un server vuoto, giovi. Sì, ma che cazzo, ci sono gli orsi. Basta. Ah, queste sono le case. Oh, Un fucile! fucile e delle munizioni. Perfect Mettiti la scena nel coso. showdown lascia. Shogun. Tab, Vedi se si apre giustamente. la porta. No, non si apre. Abbiamo caricato già l'arma, così si mira. Perfetto, ragazzi. Bellissimo. Siamo già subito attrezzati. Come potete vedere, questo è il sistema dell'inventario. Qua sopra abbiamo il crafting, quindi ci sono molte, ma molte anche la fornace c'è da La fare. varietà. I caschetti, la pelle, dico, ci sono tante, tante cose da craftare. Esistono molti tipi di materiali: la pietra, l'oro, il ferro, il carbone. Esistono Il tante, tante sulfur, cose. legno, va bene. Tutti questi materiali che esistono, diciamo, nella realtà, non proprio tutti, però una vasta varietà di materiali. In giro si possono trovare queste città, diciamo, nucleari, radioattive, dove se ci andiamo possiamo trovare un casino di materiali ancora, tra cui alcuni da scoprire con delle ricette, imprinte, diciamo, in una carta che se noi la andiamo a scoprire, ci dà il crafting nuovo di un nuovo materiale, tipo il piccone, oppure le granate, si possono craftare le granate, gli elmetti, tutte cose tipo da guerra. Si possono pure craftare, solo che si devono trovare le ricette. Ed è
praticamente è un gioco basato su un PvP e Minecraft alla massima risoluzione. Guardate Peccato lì che non che si può rompere il spettacolare. terreno. Sì, no, non possiamo quindi scavare. Purtroppo non ci possiamo avvicinare all'acqua perché Non sa giustamente nuotare. non sa nuotare, quindi muore. Allora, Giovi, Là c'è una pietra. sempre là, ho visto che c'erano diverse case. Eh sì, ma ci sono le bestie. Con uno shift si corre. Ecco qua, questo è ferro. Quello che abbiamo trovato all'inizio era oro. Anzi, no, questo è stone. Metal ore, visto? Cioè, in pratica, nelle pietre non importa il colore. Perché si possono trovare tutti e tre i materiali, sia oro, sia ferro, sia pietra. Perciò. Noi ora ci dovremmo costruire comunque una casina, un prefabbricato. Mi sembra comunque una zona Nascosta. molto nascosta, molto carina. Ma la facciamo nascosta perché giustamente ci sono gli altri player e non vogliamo che ci vengano a distruggere la casa. Perciò Allora, tab. 95 Noi comunque. ci dobbiamo costruire. Questo di qua. Con Allora, tab. 50. Allora, noi stiamo costruendo la nostra casina. Come E con vedete, 50 di legno ci stiamo facciamo una andando bella casa. piano. E ci dovremmo costruire pure il cuoco da campo, che ora vi mostrerò come si fa. Esatto. A proposito, da poco da campo. Il campfire. In pratica questo fuoco ci aiuta per resistere alla notte e al freddo. Cioè, mettiamo questo campfire e ci resiste al freddo, diciamo, ci riscalda. Sì, non la mettere qua. Mettila più nascosta. Magari dietro quella pietra, vedi? Dietro qua. Minchia, non ci entra dietro qua. Baci! Ci vuoi andare per favore? Grazie. Minchia, qua gliela metto. È molto in discesa. Visto? Massimo qua, però no. Deve essere bella nascosta. Più di metterla qua, No, in no. mezzo alle pietre non posso Vabbè, fare. vedi dove la volevi posizionare tu. Allora, una parte più nascosta è questa. Ragazzi, non ci sono minimappe, non ci sono cose. Ecco a voi la nostra piccola casina. Ora andiamo sempre nel crafting e ci facciamo una porta. Sì, perché allora, appena mettiamo la porta, gli altri non possono entrare in casa nostra. Però se quelli hanno le granate, ci fanno il sedere. Cioè che possono sfondare con 8 colpi, possono sfondare la porta. Sì, vabbè, non solo 8, ma Dagli 8 ai forse 13. sì. Ma questo sì, intendiamoci che serve soltanto per le case grandi, per queste case diciamo piccole. Sinceramente, non lo so. Ecco, Ok. come potete ben vedere, Open. open, close. Ora, noi ci Ah. dovremmo fare il fuoco da campo, quindi questo, crafting. Dobbiamo pure andare in Cerca di cerca di cibo, pelle. pelle e cibo. Esatto, perché la pelle ci permette di fare come si chiama? Tipo un letto. E ci salva, diciamo, le cose quando usciamo. Allora, posizioni il fuoco, come potete Lo vedere. Ecco. posizioniamo bello. Allora, chiudiamo e ora andiamo alla ricerca. Di amici Di nostri cibo. da uccidere. Quindi io mi sono preparato a peggio. Sì, con 5 colpi. Fortunatamente, dai, questa pistola mi serviva proprio. Ci sono un mare di materiali. Sì, l'ho visto e c'è un mare di materiale. Io per questo ho postato la casa.
Ma siamo giustamente noi senza cibo e senza niente di niente. Allora, un consiglio che vi do, se giocate a questo gioco, è ascoltare bene. Cioè, se potete, mettetevi delle cuffie quando giocate, perché giustamente ci sono i rumori dei materiali. Sta piovendo. Ecco, il mio fratello dice: sta piovendo. Cioè, potete sentire il rumore degli animali prima. Tipo l'orso, quando vi avvicinate potete sentire tipo oppure gli zombie. Perciò basatevi molto sul suono. Ora questo diventerà un bel episodio bello lungo, perché e se è molto lungo, penso che lo taglieremo in diverse parti, perché pesa sui giga e poi da caricare. Ragazzi, no, comunque non ascoltate mio fratello, state tranquilli. Alcuni pezzi di sicuro li taglierò, quelli più brevi, però vi spiegherò un pochettino come funzionano le cose. Però, ragazzi, vi posso garantire che questo gioco è veramente una cosa di spettacolare. I creatori erano, a quanto ho capito, sono quelli della Garry's Mod. Ecco, questa già è la parte, diciamo, radioattiva. Infatti sentite quel tic 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 tic, così. Allora, lì c'è un cane. Giovi, non la puoi levare? Ma che Lascia, lascia, cazzo? lascia, non ne hai più. Ma che Vai, cazzo? 5. Ecco, Siamo siamo morti. morti. Perché non mi ha caricato? Perché non avevi i colpi? Quelli non erano i colpi suoi, a quanto Allora, pare. ragazzi, vediamo dove ci fa spawnare. Sempre nello stesso posto, penso. O no? Mizzica. Sì, però adesso Abbiamo perso tutte cose? sì, penso che la porta non te la fa aprire. Forse. Io ora non mi ricordo da dove si va. No, vabbè, pure se non recuperi niente. Ai ai. Ragazzi, comunque, questo è Rust. Logicamente, se purtroppo questo gioco è un pochettino fastidioso, perché fino a quando voi non potete fare il letto, non possiamo respawnare di nuovo sullo stesso punto. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io nel frattempo raccolgo questi materiali, Così spongo via. nel prossimo episodio ci faremo vedere che siamo più forti. Oh cavolo! No, scherzavo. Mi sa che moriremo di Ecco, nuovo. che qua c'è un porco. Siamo inseguiti. Vedete quanto. Ok. Ok, sì. Diciamo, siamo Giro, morti giro, di nuovo. tondo. No, ancora no, dai. No, ora sì. Tanto ci sto metti, era da qua la porta. Può darsi, non lo so, qua le zone mi sembrano sempre le stesse. Oh mio Dio, salta! Salta! Corri, scappa, c'è il cane dietro. Dai, sto morendo. Non in tutte le montagne possono salire, ma in questa giustamente lui ci può. Orbo! Sono morto. Esatto, Dai. stai morendo. Sono al 13% di vita. Non trovo più la mia casina. Comunque, Il cane non c'è, il cane non c'è. No, scherzavo, c'è un po'. ragazzi, comunque, Sì.││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 
Per questo episodio è tutto, spero che vi è piaciuto, commentate, lasciate un commento, mettete un bel mi piace, condividete il video se vi è piaciuto, fatemi sapere Se vi è se piaciuto. ne volete altri. Quindi ragazzi, da me e mio fratello Vigilante è tutto, cerchiamo di ritrovare di nuovo la nostra casina. Quindi, minchia, ci andrò un colpo! A me un colpo c'è. Ciao a tutti e ci vediamo al Ciao prossimo ciao. video di Last.